Ciao, benvenuto in questo nuovo video post dedicato al linguaggio. Oggi parlerò in particolare del linguaggio simbolico. Allora, che cos'è il simbolo? Il simbolo ha la caratteristica di costituire una unione tra la parte reale del nostro essere profondo e la parte virtuale. Quindi crea questo aggancio e permette all'essere profondo di esprimersi anche nella realtà virtuale, nella realtà illusoria. Diciamo che quindi il simbolo rappresenta il linguaggio archetipico che contraddistingue appunto l'essere profondo. Andiamo più nel dettaglio. Tutto ciò che è simbolico ha sempre questa valenza profonda e unificatrice. Nel senso che ogni volta che ci troviamo di fronte ad un simbolo, è vero che siamo portati ad interpretarlo e ad aprirci al simbolo stesso, ma nel momento in cui noi facciamo questa interpretazione, cerchiamo di decriptare un linguaggio che è molto molto più antico della nostra parola. E come vediamo, la parola è il linguaggio verbale che aveva bisogno delle regole e delle norme. Non ritroviamo queste caratteristiche a livello simbolico, perché il simbolo è dentro di noi, perché il simbolo è la sintesi degli archetipi universali. E noi, nel momento in cui ci approcciamo al simbolo, cercando di interpretarlo, cercando di capire che cosa significa, ci rendiamo conto che accediamo a una parte nostra molto profonda attraverso la quale noi possiamo comprendere la nostra interiorità. Quindi la funzione fondamentale di unificazione del simbolo sta nel fatto che la parte razionale tende a unirsi a quella parte più profonda, quella parte più femminile, che rappresenta l'interiorità inconscia dell'individuo stesso. Ora, perché è importante il mito, per esempio? Perché nel mito noi troviamo tutta una serie di simboli che si collocano in un ambiente che non è nemmeno storicizzato, quindi non c'è l'asse del tempo, non c'è la temporalità e non c'è nemmeno lo spazio. È collocato in un punto dell'universo, si esprime attraverso simboli. Noi siamo sin da piccoli attratti dal mito, dalle fiabe, proprio perché siamo attratti dal simbolo, perché ogni volta che ci connettiamo con qualcosa di simbolico, noi ci connettiamo con il nostro essere profondo. Quando noi parliamo, noi usiamo noi stessi dei simboli, perché anche il modo di gesticolare, il modo di muoversi, il modo di capire la realtà virtuale è riconducibile a delle simbologie. Per cui l'interlocutore, laddove noi siamo anche meno complessi col linguaggio, siamo anche molto più semplici con il linguaggio verbale, ma parliamo anche con il non verbale e soprattutto a livello simbolico, diamo anche la possibilità al nostro interlocutore di interpretare più liberamente quello che noi stiamo dicendo, comunque in qualche modo stiamo esprimendo. Ora, anche se il linguaggio simbolico è più semplice del linguaggio verbale, questa semplicità è una semplicità sintetica. Ossia, nella semplicità l'uomo ritrova la sua libertà. Perché io associo questo termine libertà al simbolo e alla sintonia del simbolo stesso? Perché nel momento in cui un qualcosa è suscettibile di diverse interpretazioni ed è suscettibile anche dell'apertura verso se stessi, questa semplicità ci apre un mondo che è la nostra interiorità. Cosa riteniamo noi complesso? Noi generalmente riteniamo complesso qualcosa che sia regolamentato, ma perché il nostro essere profondo di quelle regole non ne tiene conto, non le interessano. Quindi la semplicità, cioè l'assenza di regole e di norme codificate che devono necessariamente rispettarsi per ottenere un fine, un risultato, questa struttura, diciamo, di ragionamento all'essere profondo non interessa.
L'essere profondo ha l'interesse di arrivare al cuore dell'altra persona, del nostro interlocutore che interagisce con noi, perché il centro della sintesi si trova appunto nel cuore. La comprensione avviene appunto nel cuore. A questo punto è necessario sottolineare che tutto ciò che divide è tutto ciò che ci allontana dal cuore. Noi sentiamo persone che gridano quando parlano con noi perché quella è la distanza che mettono attraverso il gridare, che mettono tra loro e il nostro cuore, tra loro e il loro stesso cuore. Quello è il linguaggio non verbale che si manifesta attraverso il gridare, l'urlare o alzare la voce, è la distanza. Il simbolo che cosa fa? Il simbolo cerca di riagganciarsi a quella parte interiore di sé e connettersi anche con il nostro cuore. Quindi, attraverso il simbolo, noi possiamo avere l'accesso al canale intuitivo, un canale che è tutto femminile. Quindi, in realtà, quello che stiamo unificando e che era diviso con la mente, era la mente con il nostro essere profondo. Beh, in questo momento diciamo che mi sono allargata un po' con il concetto di simbolo, che riprenderemo in post successivi. Ciao, al prossimo post. Ciao ciao.